Anthem Next! Sta arrivando sui nostri schermi Anthem Next! Che ancora non ho capito che cosa è, se è un'altra presa per il culo oppure sarà un aggiornamento che migliora Anthem. Spero che sia totalmente gratuito. Yay! Parto dal presupposto, io non vedo l'ora che esca un gas che sia degno di questo nome e non corrisponda a una scorreggia, ma sia veramente un games as a service coi controcazzi. Il problema è che al giorno d'oggi i gas vengono visti più come una truffa, cioè sono peggio delle microtransazioni in Candy Crush Saga. Maledetti! The Division, ve lo ricordate? Doveva essere il più bel Games as a Service pubblicato da Ubisoft, che promette ma poi non mantiene, vabbè, ma io lo davo per scontato che sarebbe stato un po' castrato, non sarebbe stato mai quel capolavoro che ci hanno mostrato alle 3. Infatti è stato così, però il gioco era bello. C'ho 100 e più ore su The Division io. E per chi mi conosce, 100 ore è un gioco, per me è una rarità. Quindi è un gioco che mi è piaciuto un sacco, però non mi è piaciuta la politica Ubisoft a riguardo. Vendete un gioco dove io ho speso 100 euro e passa perché pensavo che fosse immortale. E voi che fate? Mi fate uscire The Division 2? Ma stiamo scherzando? No, stiamo scherzando. È l'aggiornamento, la seconda stagione di chi ha comprato The Division. No, è un gioco stand alone. Cioè, non ho avuto il coraggio con un gioco operativo. Fanno una versione 2, fanno un nuovo gioco, dove io, secondo loro, perché mi è piaciuto The Division, dovrei comprarlo per fare beneficenza a loro. Che poi, oltre il danno, la beffa, che poi The Division 2 almeno fosse il gioco che ci hanno promesso alle 3. No, neanche quello, è un more of the same del cazzo, con un'altra ambientazione del cazzo, ancora peggiore poi pure, che non mi fa proprio schifo a Washington come ambientazione. E te lo fanno pagare! E ti fanno riazzerare il gioco, devi ricominciare da capo. Cioè, ma mi state prendendo per fesso? Ubisoft? Che c'ho scritto sopra? Giocondo, come si dice a bar? C'ho scritto Giocondo! Grazie al cazzo che nessuno te l'ha comprato The Division 2, Ubisoft. Cioè, io sono traumatizzato da questi games as a service. Maledetti! Cioè, Destiny quanto cavolo è durato? Titanfall! Evolve! Che poi, per carità, giochi come Evolve, che ho citato, sono bei giochi, non fanno schifo. Però sono stati gestiti alla cazzo. Cioè, non hanno per niente un'idea di come si gestisce un games as a service. Cacchio, guardate come funziona Warframe. Porca puttana. Ci sono gli esempi, quindi ora Anthem con Next. Non fate la cagata di venderci questo nuovo gioco o di venderci un DLC a pagamento. Avete floppato? Permettete a chiunque abbia acquistato il gioco di giocare a questo Next gratuitamente. E permettete anche a chi c'ha il Basic, ora che avete messo Anthem su Basic. Cominciate a fregarmi dei guadagni istantanei. Dovete guadagnare sul lungo termine. Morale della favola, Anthem Next. Se vuole diventare un gioco di successo, ha tutte le possibilità di farlo. Basta semplicemente guardare i competitor già di successo, tipo un Warframe per esempio. Basta che copi e incolla il loro modus operandi con quelle meccaniche di gioco da AAA che sono anche di gran lunga superiori a un Warframe. Non devono fare nient'altro per rendere Anthem un gioco di successo. Perché il sistema di gioco è fottutamente bello e divertente. Ma manca solo il contorno.